Chiaramente Andrea Romeo, che sono 2 anni e mezzo che è imbattuto a Valstagna e quindi mio compagno di squadra, grandissimi amici, compagni di allenamento, quindi il mio obiettivo è battere lui perché se penso che se dovessi battere lui probabilmente avrei il titolo, probabilmente, perché è anche il campione italiano in carica, sempre a Valstagna. Poi bisognerà vedere chiaramente anche gli altri grandi nomi del K1 maschile slalom, perché Giovanni De Gennaro tornerà da Rio, Daniele Molmenti anche lui si sarà tra virgolette riposato per questo appuntamento, quindi mente più leggera, muscoli magari più freschi, chissà, vedremo che cosa succederà. Insomma, sarà una grande gara tutta da seguire, peraltro Sì. trasmessa anche in quel giorno su SportTube in diretta qui sul canale della Federazione. Sì, certo, ci sono anche Giovanni De Gennaro, Daniele Molmenti, sono fortissimi. Poi ragazzi Mattias come Wegger da Mattias Merano. Wegger, Jakob Wegger, fortissimo, giovane, e Zeno Ivaldi che ora è agli europei, e Marcello Beda che è il vice campione italiano giusto a Valstagna, Vianello che è un atleta giovane che si allena sempre a Valstagna, quindi tutti che conoscono molto bene il campo, quindi sarà sicuramente una gara apertissima e spettacolare sicuramente. Così come sarà spettacolare la gara che andremo a vedere tra pochissimo, perché siamo oramai in eminenza del via. Omar, noi ti lasciamo perché hai la finale tra meno di mezz'ora, quindi in questi casi non so se bisogna dire in bocca al lupo, buona fortuna, non diciamo niente, ti lasciamo andare tranquillo e naturalmente poi aspettiamo di vederti sfrecciare veloce qui davanti alla nostra postazione. Sì, lo spero anch'io, vediamo se riesco a migliorare ancora, magari sarebbe bello. Vediamo, un altro podio con Mariano Bifano non sarebbe male, ma oggi sarà un po' più dura. Lo vedremo tra poco. Grazie dunque a Omar Raiba, portacolori della Marina Militare, slalomista, quest'oggi però impegnato qui a Caldes nella discesa. Noi tra pochissimo dovremo tornare con le immagini nella zona del campo di gara perché sta per prendere l'atto conclusivo, la finale di questa sfida dei campionati italiani senior qui sul fiume Noce da Caldes. Cominceremo con la categoria C1 senior femminile con Alice Panato, Valentina Rauzauti e Marlene Ricciardi. Alice Panato che abbiamo avuto modo di vedere in apertura di questa giornata. Valentina Rauzauti l'abbiamo invece sentita anche per la consegna dei gadget in merito al contest federale natalizio sull'account social e Facebook della Federazione Canoa. Avevamo lanciato proprio questa sfida agli atleti di realizzare il miglior video natalizio, chiaramente con il tema la canoa, e si sono impegnati in molti, ma a vincere sono stati Valentina Rauzauti, Simone Minolli, Marlene Ricciardi, Gabriele Esposito, Alice Panato e Francesco Ciottoli. Andremo avanti con questa diretta fino alle 14. È partita la finale del K1 del C1 senior femminile con Alice Panato, portacolori della Canoa Club Pescantina, pettorale numero 2, giovanissima, e qui iniziano le sfide per i campionati italiani. Alice Panato chiamata subito a domare le tumultuose acque del fiume Noce, figlia d'arte chiaramente con grandissima capacità di portare in linea la canoa verso il traguardo. Vediamo Alice Panato che va verso la parte centrale e poi conclusiva del percorso. Alle sue spalle partiranno Valentina Rauzauti e Marlene Ricciardi. Siamo sull'ordine dei 54 secondi in questo momento. La rapida conclusiva, vedete, con la pagaia destra affonda, la pagaia sul lato destro affonda in acqua la pala per cercare di mantenere la linea migliore. Alice Panato, nonostante la giovane età, spinge a tutta sull'acceleratore per provare a rimanere in linea, mentre è già partita anche Valentina Rauzauti. Tendiamo sulla linea del traguardo Alice Panato, che è oramai nell'imminenza delle ultime rapide. Il suo tempo tra pochissimo si andrà a fermare sulla linea del traguardo, 1:32.820, 1:32.820. Il tempo di Alice Panato. Seguiamo adesso Valentina Rauzauti con il pettorale numero 3
che sarà seguita poi da Marlene Ricciardi, portacolori della Marina Militare. Marlene Ricciardi che ha fatto segnare i colori italiani ai mondiali della Valtellina nel 2014 assieme a Chiara Carbognini, in questo periodo invece impegnata in Sardegna per gli studi. Valentina Razzauti sul finale va a chiudere con il tempo di 1:31.449, balza al comando Valentina Razzauti. Vediamo la risposta di Marlene Ricciardi per questo campionato italiano che si assegna qui sulle acque del fiume Noce. La veterana della Marina Militare, Marlene Ricciardi, portacolori della nostra nazionale in più di un appuntamento importante, va a chiudere 1:28.887. 1:28.887, Marlene Ricciardi dunque porta a casa il titolo italiano senior davanti a Valentina Razzauti, 1:31.449, e ad Alice Panato del Canoa Club Pescantina, premiazioni che si svolgeranno di seguito alle gare. Siamo già però nel cuore del canadese monoposto ragazzi con Giacomo Zanolli, e qui tre atleti del Canoa Club Pescantina e un atleta della Marina Militare, come detto in precedenza, l'abbiamo sentito anche da Vladi Panato, Canoa Club Pescantina che organizza qui assieme al Canoa Club Val di Sole e che ha la possibilità di proporre numerosi atleti di qualità sul percorso di gara. Siamo nella categoria C1 ragazzi, quindi con in questo momento il pettorale numero 6 di Giacomo Zanolli, categoria C1 maschile. Vedete come sia decisamente impegnativo domare queste imbarcazioni atletiche, lo ricordiamo, sono in ginocchio all'interno della canoa 1:32.696 con il tempo di Giacomo Zanolli, 1:32.696. Ora Riccardo Lucchese, Canoa Club Pescantina anche per lui, pettorale numero 9, pagaiata sulla destra, chiaramente con questo movimento particolare per cercare di mantenere la linea migliore, parte e passa tra i due sassi nella zona centrale del percorso, va a chiudere in 1:32.826, secondo posto per lui fino a questo momento c'è davanti Giacomo Zanolli in 1:32.696. Ora Federico Quintarelli, il più giovane dei fratelli Quintarelli, Mattia è fermo ai box per un problema alla spalla, la classe c'è, 1:21.980, tempone da paura per Federico Quintarelli, ma occhio adesso con il numero 10 Lorenzo Pistidda della Marina Militare, è una sfida a due per provare a portare a casa il miglior tempo. Lorenzo Pistidda del canadese monoposto ragazzi, il tempo da battere è l'1:21.980, 1:21.980 è il tempo di Federico Quintarelli, con il secondo posto che è invece di Giacomo Zanolli, 1:32.696, 1:32.826 invece è il tempo di Riccardo Lucchese, momentaneamente al terzo posto siamo con Lorenzo Pistidda, ora 55 secondi di gara, il tempo da battere è 1:21.980, quindi bisogna cercare di volare in maniera il più veloce possibile fino al traguardo, traguardo che si avvicina sempre di più per quanto riguarda le categorie C1 ragazzi maschile. Occhio perché siamo nella parte finale del percorso per Lorenzo Pistidda, che però è lontano dal tempo migliore che è quello di Federico Quintarelli, va in seconda posizione, 1:25.799, quindi miglior tempo e titolo di campione italiano per Federico Quintarelli davanti a Lorenzo Pistidda, terzo posto per Giacomo Zanolli, quarto posto per Riccardo Lucchese. C'è nel frattempo in corso la premiazione del C1 senior femminile con i campionati italiani, il podio mentre sul percorso di gara con il pettorale numero 12 Michele Pasqui, che sarà seguito da Federico Enriquez, Giacomo Lazzeri, Martino Beccari e Riccardo Fiorese. Sul percorso di gara Giacomo Lazzeri, pettorale numero 13, pettorale numero 13 per
Giacomo Lazzari, mentre eccolo qui il podio della canadese monoposto femminile con Marlene Ricciardi, primo posto il campionato italiano, secondo posto per Valentina Razzauti, terzo posto per Alice Panato, il premio da parte del presidente federale Luciano Buonfiglio, c'è anche una bella dotazione di mele della valle qui di Caldes per la vincitrice, ma non solo la medaglia e la maglia tricolore. Ma torniamo sul percorso di gara, qualche difficoltà per Giacomo Lazzari della canottieri comunale di Firenze con il pettorale numero 13, con il numero 14 a seguire Martino Beccari e con il numero 15 Riccardo Fiorese del Canoa Club Oriago. Conclude in 1:36.239 Giacomo Lazzari. Martino Beccari, qualche problema per lui nella parte centrale del percorso, un fiume, il Noce, tutt'altro che facile da domare per l'atleta del Canoa Club Città di Castello, Città di Castello che ha dato i natali a grandi campioni su tutti, la Tifernate Carlo Mercati, che ha regalato grandi soddisfazioni alla nostra nazionale. Ora con Mercati stesso, ma anche Spelli e tutti gli altri portacolori del Canoa Club Città di Castello, si sta lavorando alla grande per mantenere in alto il movimento della canoa discesa italiana. Peraltro, se non vado errato, dovrebbe essere proprio Terni una delle prossime tappe del calendario nazionale per quanto riguarda la canoa discesa che è impegnata quest'oggi qui sul canale, sul fiume Noce. Sul percorso di gara siamo impegnati con l'atleta con il pettorale numero 7, Gregorio Giannini. Pettorale numero 7, Gregorio Giannini, che va a chiudere con il tempo di 1:35.821. Ora nel percorso di gara è partita anche la gara della C1 Senior maschile. Attenzione, perché qui al termine di questa gara andremo a proporvi anche il podio con la premiazione in diretta. Sono 10 atleti ora che scendono, ci si gioca il titolo italiano senior nella specialità, che è orfana quest'oggi di Mattia Quintarelli, portacolori del Canoa Club Pescantina, uno dei migliori in assoluto al momento attuale in Italia, con Paolo Razzauti e Giorgio Dell'Agostino. 1:38.076 il tempo di Marco Galimberti, pettorale numero 23 della Canoa Kayak Club Cassano d'Adda. Ora Lorenzo Crescioli, numero 21, portacolori della canottieri comunali Firenze, il secondo in ordine di partenza dei 10 atleti iscritti a questa categoria, 1:26.799. 1:26.799 per Lorenzo Crescioli. Ora attenzione a Fabio Baravelli della canottieri Adda, 1891. Massima attenzione per Baravelli, categoria C1 senior maschile. Fabio Baravelli, classe 1959, porta colori della canottieri Adda Lodi, uno degli atleti della maggiore esperienza nel panorama nazionale, 1:25.616 e va in prima posizione per il momento. Ora sul percorso di gara Giacomo Bianchetti, pettorale numero 22 del Kayak Canoa Club Palazzolo sull'olio. Kayak Canoa Club Palazzolo sull'olio con Giacomo Bianchetti. Ultime pagaiate per lui, attenzione perché è in linea per il miglior tempo. 1:21.362 diventa il tempo da battere. Giacomo Bianchetti, 1:21.362 il suo tempo. Ora massima attenzione con Tommaso Mappelli, pettorale numero 19, il tempo da battere è quello di Giacomo Bianchetti, che al momento è primo davanti a Fabio Baravelli e Lorenzo Crescioli. Tommaso Mappelli è in questo momento sull'1:17 per quanto riguarda il tempo, che passa però 1:21.362 il tempo da battere. 1:22.492 è il secondo tempo per Mappelli. Ora ci avviciniamo ai migliori, Carlo Benciolini,
Canoa Club Pescantina, pettorale numero 20. Siamo negli ultimi 5 di questa discesa, mancano Benciolini, Baldan, Cattozzi, Dell'Agostino e Razzauti. Il miglior tempo è questo fatto segnare da Giacomo Bianchetti, 1:21.362. Attenzione, ultime pagaiate per Carlo Benciolini, inquadrato, potenza e precisione di linea per provare a mettere la propria canoa davanti a quella di tutti gli altri. Va Carlo Benciolini a chiudere 1:22.287, seconda posizione provvisoria per Benciolini. Francesco Baldan ora impegnato nel percorso di gara. Siamo con il portacolori della Canoa Club Oriago, pettorale numero 17. Francesco Baldan, il tempo da battere è l'1:21.362 di Giacomo Bianchetti. Baldan, attenzione, passa molto vicino al sasso alla sua sinistra, va sul traguardo a pagaiate potenti, ma non basta. 1:22.790, attenzione, perché Giacomo Bianchetti mantiene la prima posizione quando mancano tre atleti al traguardo, ovvero Luca Cattozzi, pettorale numero 18. Eccolo qui, il giovane pagaiatore della Marina Militare, seguito da Giorgio Dell'Agostino, pettorale numero 25, e da Paolo Razzauti, pettorale numero 24. Intanto classifica della C1 Junior maschile, Riccardo Fiorese davanti a Federico Enriquez e a Martino Beccari, ma rimaniamo sulle immagini in gara con Luca Cattozzi, Marina Militare, che va a chiudere 1:22.936, allora attenzione, tempone di Giacomo Bianchetti, 1:21.362, che è sul podio a questo punto, e vedremo in che posizione, perché c'è Giorgio Dell'Agostino in gara e pronto a partire Paolo Razzauti, quindi 1:21.362, Giacomo Bianchetti è il leader provvisorio fino a questo momento, il secondo posto per... vediamo Giorgio Dell'Agostino, 1:17.202, quindi balza al comando Giorgio Dell'Agostino, primo posto per il momento. Manca soltanto Paolo Razzauti, che ieri ha battuto Giorgio Dell'Agostino, che al momento guida la classifica, 1:17.202, lo ha detto in precedenza Giorgio Dell'Agostino, qualche problema fisico per lui che gli ha impedito di esprimersi al meglio. Giorgio Dell'Agostino 1:17.202, occhio a Paolo Razzauti, portacolori del Kayak Canoa Club, Palazzolo sull'olio, va a chiudere con il tempo 1:18.023, secondo tempo per Paolo Razzauti, quindi primo posto per Giorgio Dell'Agostino. Sei tempi rilevati in questo momento in diretta sono quelli corretti, 1:17.202 per Giorgio Dell'Agostino, campione italiano senior di specialità, secondo posto per Paolo Razzauti, terzo posto per Giacomo Bianchetti. Il ruggito e il riscatto di Giorgio Dell'Agostino su Paolo Razzauti, e quindi dovrebbe essere, salvo errori nel rilevamento da parte della sottoscritto, Giorgio Dell'Agostino aver portato a casa la prima posizione in questa sfida della canadese monoposto senior maschile. Arriva anche la conferma ufficiale, Giorgio Dell'Agostino, campione italiano con 1:17.202, 1:18.023 il tempo invece di Paolo Razzauti, 1:21.362 il tempo di Giacomo Bianchetti della Canoa Club Palazzolo sull'olio. Tra pochissimo dovremo essere in grado di seguire le premiazioni in diretta e poi di tornare in gara. Vediamo se si sta preparando la situazione sul podio di questa gara, ancora qualche attimo e poi andremo direttamente sul podio qui di Caldes. Eccolo qui il podio, manca il secondo, Paolo Razzauti, eccolo che arriva. Terzo posto per Giacomo Bianchetti del Kayak Canoa Club Palazzolo sull'olio, secondo posto per Paolo Razzauti, suo compagno di squadra, primo posto dalla Valtellina per la forestale Giorgio Dell'Agostino, campione italiano 2016, mette al collo la medaglia, anche la maglia in velocità, Giorgio Dell'Agostino, che porta a casa dunque il titolo tricolore nella canadese monoposto senior maschile. Decisamente un risultato che permette a Giorgio Dell'Agostino di riscattarsi dopo una stagione nella quale ha avuto qualche difficoltà. L'espressione di Paolo Razzauti non è delle più soddisfatte,
voleva questo titolo italiano, non è riuscito, c'è stata la riscossa e il riscatto di Giorgio Dell'Agostino, che è riuscito a portare a casa questa medaglia d'oro. Nel circuito, nel canale, nel fiume, sono impegnate ora le atlete della categoria K1 ragazze, con Asia Tolomei che partirà tra pochissimo con il numero 26, Margherita Bacci con il numero 27 e Irene Barbieri con il numero 28. Quindi decisamente positiva la prova di Giorgio Dell'Agostino. Mattia Quintarelli da casa sicuramente sta procedendo con la sua riabilitazione alla spalla, che lo tiene fermo ai box per ripresentarsi competitivo in occasione dei prossimi appuntamenti internazionali della stagione futura. Nel frattempo comunque i suoi compagni di squadra del Canoa Club Pescantina si stanno cogliendo un bel po' di soddisfazioni in questa giornata di gare. Asia Tolomei del gruppo Canoe Terni è la prima a scendere in gara, eccola qui, con il pettorale numero 26, portacolori del gruppo Canoe Terni, categoria K1 ragazze. Ieri ha portato a casa la prima posizione qui sul fiume Noce, così come ha chiuso al primo posto anche la gara dello scorso 26 giugno a San Giorgio Aliri nella classica e nella sprint. Quindi due importanti affermazioni per Asia Tolomei, che vediamo impegnata in questo momento sul percorso, sul canale, sul fiume Noce. Pettorale numero 26 per Asia Tolomei, pettorale numero 27 per Margherita Bacci, canottieri comunali Firenze. Chissà se Margherita sarà la erede di Costanza Bonaccorsi. E poi con il numero 28 Irene Barbieri. Siamo con le immagini su Asia Tolomei del gruppo Canoe Terni, che sta appagaiando dopo aver superato la prima parte del percorso. Si accinge ora a superare e passare sotto al ponte e poi a sbucare nel rettilineo conclusivo che conduce alla sprint finale, nella quale si va a lottare per le posizioni migliori. Vedete qualche difficoltà di linea, subito corretta però prontamente con la pagaia da Asia Tolomei. K1 ragazze, atletiche partono ogni 30 secondi, a distanza di 30 secondi l'una dall'altra. Va a chiudere con il tempo di 1:25.427. Occhio a Margherita Bacci adesso, della Canottieri Comunali Firenze, pettorale numero 27 per lei, per questa nostra diretta che, lo ricordiamo, proseguirà fino alle ore 14 in punto. Margherita Bacci leggermente di traverso qui con il proprio kayak, brava con pagaiata larga a rimettersi in linea per andare verso il traguardo. 1:25.427 il tempo da battere. Va Margherita Bacci a chiudere sul traguardo con il tempo di 1:31.994. Non riesce dunque a balzare al comando, dove conduce sempre Asia Tolomei, terza e ultima atleta della categoria K1 ragazze, con Irene Barbieri, altra atleta della Marina Militare, gruppo che dà in fatto di numeri e qualità e grande linfa al movimento della discesa italiana. 1:21.716 e lei a portare a casa la prima posizione, Irene Barbieri. Occhio perché non ci si ferma. Siamo passati alla categoria K1 junior femminile con Linda Greco della Shockwave Sport, poi sarà la volta di Beatrice Vergerio della Canoa Club Oriago. Va Linda Greco in gran velocità verso le battute conclusive di questa finale della due giorni di gare qui a Caldessa. Siamo in riva al fiume Noce, nella Val di Sole, scenario straordinario che permette alla canoa di esprimersi al meglio. Qui nel 93 l'organizzazione del campionato del mondo, il primo campionato del mondo vinto da Vladi Panato, che ricorda questo fiume con particolare piacere anche per Linda Greco. Qualche indecisione di linea all'ingresso della parte finale di questa difficile prova conclusiva
qui sul Noce. Linda Greco, portacolori dello Shockwave Sport, che va a chiudere con il tempo di 1:32.050. E allora occhio a Beatrice Vergerio adesso, mentre Irene Barbieri, primo posto confermato con Asia Tolomei davanti a Margherita Bacci per la terza posizione. Ora Beatrice Vergerio spinge a tutta verso la linea del traguardo, va a chiudere con la vittoria 1:23.637. 1:23.637. E a questo punto è molto molto interessante il tempo di Irene Barbieri, che nella categoria ragazze ha messo a segno un 1:21.716. Quindi grande grande prova di Irene Barbieri, la giovanissima. Ma qui siamo passate alle senior con la finale del titolo italiano: Cristina Favaretto, Beatrice Grasso, Giulia Formenton, Costanza Bonaccorsi. Gara questa al termine della quale andremo a seguire il podio. Cristina Favaretto, già autrice di grandi risultati in passato, la sua canoa floreale bianca-azzurra è inconfondibile e fa piacere rivederla ad alto livello in questa specialità. Lei che aveva dominato a livello internazionale nelle categorie giovanili sta rientrando lentamente nel circuito della canoa discesa. È chiaro che nel frattempo Costanza Bonaccorsi è cresciuta e non poco. Cristina Favaretto, vediamo il suo tempo, va a chiudere in 1:25.687. Ora Beatrice Grasso, tra pochissimo dovremo vederla in azione, atleta ligure che prenderà la via tra pochissimo. È arrivata la conferma anche della classifica della K1 Junior femminile. Beatrice Vergerio con Linda Greco in seconda posizione, Cristina Favaretto in gara, mentre si sta per preparare il podio della categoria che è appena scesa. Ma torniamo giustamente con le immagini in gara, perché c'è Beatrice Grasso, finale della K1 senior femminile. Beatrice Grasso, Marina Militare, il tempo da battere è 1:25.687. Beatrice Grasso, ultime pagaiate per lei nella parte finale di questo difficile fiume del Noce. È stato qualche passaggio di rafting e quindi per questo è scivolato all'indietro l'ordine di partenza, con Beatrice Grasso che sta affrontando ora la seconda parte della propria gara. 1:25.687. Il tempo da battere per Beatrice Grasso, al momento Cristina Favaretto è davanti, alla via poi Giulia Formenton e Costanza Bonaccorsi. Vediamo, bella questa immagine con le onde che stanno rendendo tutt'altro che facile la vita alle pagaiatrici in questa fase. Beatrice Grasso 1:19.778. Ed è il miglior tempo, 1:19.778. Occhio però adesso alla risposta di Giulia Formenton, canoa rosa nera per l'atleta della Canoa Club Oriago, che abbiamo avuto modo di sentire in diretta in precedenza qui dalla nostra postazione. Giulia Formenton, porta colori della Canoa Club Oriago, il tempo da battere è 1:19.778, siamo sull'1:15 adesso, 1:16.146, balza al comando. Occhio però alla dominatrice, alla regina delle rapide, Costanza Bonaccorsi della Canottieri Comunali Firenze, due volte campionessa del mondo, campionessa europea, vincitrice dell'oro in Coppa del Mondo a Pau in Francia poche settimane fa. 1:16.146 il tempo da battere. Costanza Bonaccorsi va con le pagaiate finale fino sul traguardo, vediamo in questa ultima fase, 1:14.030, quindi medaglia d'oro per Costanza Bonaccorsi davanti a Giulia Formenton, terzo posto per Beatrice Grasso, e questo sarà un podio che andremo a seguire tra pochi istanti. Quindi Bonaccorsi, campionessa italiana, era forse uno dei risultati più scontati per gli addetti ai lavori, non certo per gli atleti che devono comunque lottare in ogni gara per portare a casa i titoli italiani. Qui nel frattempo siamo con Manuel Giovannelli della Marina Militare, è iniziata la finale della K1 ragazzi, 11 atleti
alla via, Manuel Giovannelli, Pietro Gervastri, Filippo Maguolo, Giacomo Zanolli, Leonardo Gianninoni, Giovanni Tognolo, poi Cristian Esposito, Marco Iannotta, Francesco Ciotoli, Leonardo Pontarollo e Alberto Migliosi. Manuel Giovannelli, 1.30, 464. Sta per arrivare anche Pietro Gervastri con il pettorale numero 38. Mentre vi ricordo che tutti i risultati e i dettagli delle gare di questa giornata, non solo della discesa, ma anche della polo, della velocità, della maratona e dello slalom, saranno disponibili sul nostro sito www.federcanoa.it. Pietro Gervastri, 1.25.443, ora Filippo Maguolo della Canoa Club Oriago. Classifica ufficiale della K1 Senior femminile, Costanza Bonaccorsi vince il titolo italiano con il tempo di 1.14.031 davanti a Giulia Formenton e a Beatrice Grasso. 1.20.664 il tempo di Filippo Maguolo, ora siamo con Giacomo Zanolli, uno degli atleti che hanno conquistato l'accesso a questa finale della K1 ragazzi. Giacomo Zanolli, portacolori del Canoa Club Pescantina. Al momento il tempo da battere è quello di Filippo Maguolo, 1.20.664. Giacomo Zanolli chiude in 1.21.319, secondo tempo. Ora con il 35 Leonardo Gianninoni, con il 45 Giovanni Toniolo, con il 47 Cristian Esposito, con il 37 Marco Iannotta, con il 42 Francesco Ciotoli, con il 41 Leonardo Pontarollo e con il 36 Alberto Migliosi. Leonardo Gianninoni, 1.26.314, 1.26.314 il tempo di Leonardo Gianninoni, mentre sul percorso di gara siamo con Giovanni Toniolo, pettorale numero 45, che sarà seguito da Cristian Esposito, pettorale numero 47, 1.19.317, miglior tempo per Giovanni Toniolo, 1.19.317 con il pettorale numero 47. Siamo sul percorso di gara adesso con Cristian Esposito, portacolori del Canoa Club San Giorgio Aliri, eccolo qui, categoria K1 ragazzi, mentre tra poco dovremo essere in grado di spostarci in zona podio. Continuiamo comunque a rimanere qui, 1.19.635, 1.19.635, secondo posto per Cristian Esposito, ora Marco Iannotta, mentre andiamo sul podio della K1 Senior femminile. Podio della K1 Senior femminile, mentre proseguono gli arrivi con Marco Iannotta, eccolo qui il podio della K1 Senior femminile, terzo posto premiato dal presidente federale Luciano Bonfiglio per Beatrice Grasso, secondo posto invece per Giulia Formenton del Canoa Club Oriago e il primo posto, un'altra medaglia d'oro per lei, Costanza Bonaccorsi, portacolori della Canottieri Comunali Firenze, maglia azzurra e medaglia d'oro per la detentrice del titolo nazionale con Costanza Bonaccorsi, Giulia Formenton e Beatrice Grasso. Questo il podio della K1 Senior femminile, il bellissimo sorriso delle azzurre che hanno dato grande dimostrazione di forza qui, ma non solo. Lasciamo il podio e torniamo in gara, 1.13 nel frattempo 112 il tempo di Francesco Ciotoli. Gara che si ferma per un attimo grazie al passaggio, a causa del passaggio di alcuni rafting, tempo soltanto di permettere il loro passaggio e poi si riprenderà. Mancheranno Leonardo Pontarollo e Alberto Migliosi. Leonardo Pontarollo e Alberto Migliosi, questa è la zona più importante in precedenza del campo gara. Siamo tornati in postazione perché tra pochissimo avremo modo di andare in diretta nuovamente. Mi ha raggiunto
anche qui il presidente Luciano Buonfiglio per un breve saluto prima di ricominciare con le gare. Presidente, approfittiamo proprio del passaggio di Rafting, sappiamo che è in partenza, allora un bilancio su questi due giorni brevemente e poi torniamo alle gare. Estremamente positivo, ho trovato un clima di entusiasmo, di partecipazione da parte di tutti gli atleti, delle società, dei tecnici. Devo dire la verità che la discesa è un modello da copiare e è veramente un piacere vedere un gruppo di persone così coeso e che ama con passione il nostro sport. Complimenti davvero a tutti e complimenti agli organizzatori, perché ci siamo riappropriati di un fiume che molti anni fa ci ha visto protagonisti. È un fiume importante, come dicevo stamattina, che ci consente di allenarci in maniera adeguata per andare poi all'estero. E quindi complimenti a tutti, è stato per me due giorni veramente interessanti, come sempre a disposizione di tutti, il Consiglio federale è a disposizione delle società per cercare di fare sempre meglio. Per fare meglio però bisogna ascoltare quotidianamente, quindi che bella cosa, guardiamo qui i K1 Senior che sono il clou, no? Dove... Eh sì, e qui siamo proprio nella fase finale della categoria K1 ragazzi. Leonardo Pontarollo del Val Brenta Team, figlio d'arte peraltro del direttore tecnico della Nazionale Azzurra Robert Pontarollo, la pagaiata insomma e la tradizione di famiglia si vede con la potenza nelle braccia. Oltre a lui ci sarà anche poi Alberto Migliosi a seguire, vedremo se Leonardo Pontarollo riuscirà a mettere la propria canoa davanti a quella di tutti gli altri tra le rapide del Noce. È davvero bello vedere con che padronanza gestiscono questo fiume che è di un discreto livello di difficoltà, quindi davvero bravi questi ragazzi. Vediamo la fase finale di questa gara del K1 ragazzi, dopodiché saluteremo il presidente Luciano Buonfiglio. Chiude Leonardo Pontarollo con il tempo di 1:11.393, ultime pagaiate adesso per Alberto Migliosi che è l'ultimo atleta in ordine di partenza al via per la categoria K1 ragazzi. 1:11.393 il tempo di Leonardo Pontarollo, stringe i denti Alberto Migliosi, portacolori del gruppo Canoa Eterni, altra località e società che tanto ha dato e continua a dare alla canoa discesa. Alberto Migliosi va a chiudere in 1:16.178 e quindi si chiude qui, ora si passa già alla categoria K1 Junior. Presidente, grazie per essere stato qui con noi, l'appuntamento è sui prossimi campi di gara. Grazie a te Johnny e anche a te e a tutto lo staff della comunicazione, complimenti, perché come dico spesso le cose vanno fatte bene ma vanno fatte sapere, e su questa strada credo che non siamo secondi a nessuno. Un abbraccio a tutti, un in bocca al lupo a chi andrà a fare gli europei e complimenti ai campioni italiani, ai loro tecnici e alle loro società. Grazie al presidente federale Luciano Buonfiglio che salutiamo e che ritroveremo nei prossimi appuntamenti italiani. Ora spazio ancora ai campioni azzurri con Alessio Cavalli, pettorale numero 52 del Canoa Club Nervi, portacolori di un'altra delle società italiane che stanno dando lustro al movimento della discesa. Alessio Cavalli va a chiudere con il tempo di 1:20.692. Occhio perché gli arrivi e le partenze si susseguono. Adesso Francesco Ferrari della società canottieri genovesi Elpis, pettorale numero 49 per lui, con la possibilità di mettere la propria imbarcazione davanti a quella di tutti gli altri. Vedremo se riuscirà, qualche esitazione forse nella parte alta, atleti che hanno speso tantissimo in questi due giorni. Francesco Ferrari passa vicinissimo al sasso ed ora si avvia alle pagaiate finali. 1:26.692 il tempo da battere, 1:25.576 il suo tempo. Ora sul percorso di gara con il numero 55, senza pausa, senza alcuna esitazione, c'è Alberto Perli della Val Brenta Team, pettorale numero 55 per lui, che ha chiuso in settima posizione nella prova di qualifica. Alberto Perli, pettorale numero 55, pagaiata potente, forse ha perso qualche colpo nella parte iniziale, con Perli che si accinge a chiudere ed è in addirittura d'arrivo con un buon tempo. Vediamo il suo riscontro cronometrico, 1:23
475. Occhio perché non ci fermiamo. Ora Vittorio Lanata, pettorale numero 50, e Andrea Pieroni, pettorale numero 53, inquadrato in questo momento per la Marina Militare. Invece qui siamo con Vittorio Lanata dello Shockwave Sport, ultime parti di gara per lui. Lanata che va a chiudere in questo momento con il tempo di 1:17.784, è il miglior tempo fino a questo momento, 1:17.784 per Vittorio Lanata. Siamo sul percorso di gara con Andrea Pieroni in precedenza, mentre questo è il podio della categoria K1 Junior maschile, con K1 maschile ragazzi, Leonardo Pontarollo primo posto, Francesco Ciottoli Shockwave Sport secondo posto, terzo posto invece con Marco Iannotta per la Marina Militare. Proseguiamo con le discese, è arrivato 1:16.159 con il pettorale numero 53 Andrea Pieroni, con il numero 57 invece Pablo Giaccaglia. Nella parte finale del percorso mancheranno poi Riccardo Gasparini, Cosimo De Marco e Leopoldo Bini, portacolori della categoria K1 Junior maschile. 1:19.285 per Pablo Giaccaglia. Il tempo migliore è quello di Andrea Pieroni, che ha toccato l'1:16. Ora Riccardo Gasparini, Cosimo De Marco e Leopoldo Bini per questa parte finale della gara, con Riccardo Gasparini, pettorale numero 56, canottieri Adda, che va a chiudere 1:16.579. Dovrebbe essere il secondo tempo per Gasparini questo, con il primo posto davanti per Andrea Pieroni, mentre occhio ora Cosimo De Marco e a Leopoldo Bini, portacolori entrambi della Canottieri Comunale Firenze, uno dei club della maggiore tradizione e qualità, il miglior club a livello italiano negli ultimi 5 anni, se non ricordo male, con il pettorale numero 53, Cosimo De Marco, che va a chiudere 1:16.015, lotta sulla fila di centesimi, e davanti Cosimo De Marco, ora Leopoldo Bini inquadrato, pettorale numero 51, siamo nella categoria del K1 Junior, tempo da battere 1:16.015, il tempo fatto segnare da Cosimo De Marco. Leopoldo Bini è nella parte finale del percorso, si allenano assieme Cosimo De Marco e Leopoldo Bini sulle acque dell'Arno, ma non solo, gli ultimi metri, 1:15.917, e va a conquistare il primo posto, credo per meno di un decimo, 1:15.917 per Leopoldo Bini, 1:16.015 per Cosimo De Marco. Distacchi davvero esigui, c'è incertezza per il terzo posto, attendiamo la conferma, ma non si attende in partenza perché Andrea Marai è già partito con il pettorale numero 64 ed è già arrivato 1:13.832, siamo in quella che da molti è considerata la categoria regina della canoa discesa, in questo caso il K1 senior maschile. Marai 1:13.832 per il canoa club pescantina, occhio a Paolo Seccamani per quanto riguarda la canottieri Adda 1891, che è pronto a partire, pronto al via Paolo Seccamani, poi a seguire Andrea Giacoppo del canoa club Vicenza, seguito da Riccardo Minolli dello Shockwave Sport, Stefano Cicciu del canoa club Vicenza, Simone Minolli dello Shockwave Sport, poi Riccardo Mattiello della canoa club Vicenza, Giacomo Icchino della canottieri comunale Firenze, lì affianchisti anch'egli della canottieri comunale Firenze, seguiti poi da Omar Raiba, Gabriele Esposito, Andrea Bernardi, Davide Maccagnan, Mariano Bifano, Federico Urbani. Queste pause sono dovute al passaggio dei gommoni del rafting, che con le canoe rappresentano un po' le due anime degli sport fluviali anche qui sul Noce, quindi il passaggio è obbligato in certi momenti, ma questo non toglie assolutamente spettacolarità alla giornata di gare, anzi dà un attimo di respiro ai pagaiatori sul percorso di gara. Siamo ora ad un passo dal via per quanto riguarda la categoria della K1 senior maschile, sono pronti alla via
mancano gli atleti della categoria K1 senior maschile, poi a seguire C2 senior femminile, C2 ragazzi e C2 senior maschile. La nostra diretta si concluderà attorno alle 14, comunque cercheremo di tenere la linea fino alla fine della C2 senior maschile. Queste le medaglie con i premi messi a disposizione dal comitato organizzatore e dalla Federazione Italiana Canoa e Kayak, con l'organizzazione quest'oggi da parte del Canoa Club Pescantina e Canoa Club Val di Sole. È partita la gara quindi per il K1 senior maschile, era arrivato al traguardo Andrea Malai 1:13.832, qui siamo con Paolo Seccamani 1:13.832 il tempo da battere. Paolo Seccamani, pettorale numero 68, dopo di lui Andrea Giacoppo, Riccardo Minolli, Stefano Cicciù, Simone Minolli, Riccardo Mattiello, Giacomo Icchino, Elia Fianchisti, Omar Raiba, Gabriele Esposito, Andrea Bernardi, Davide Maccagnan, Mariano Bifano e Federico Urbani. Tempo da battere quindi per Andrea Marai, che al momento tiene la prima posizione, 1:13.832. Discesisti azzurri che, lo ricordiamo, saranno impegnati in Austria a Murau per quanto riguarda i campionati europei di categoria dal 17 al 24 luglio. Giacomo Bianchetti, Tommaso Mapelli, Riccardo Fiorese nella canadese junior maschile, poi Alice Panato e Valentina Razzauti nella femminile, Andrea Bernardi, Gabriele Esposito, Francesco Ciotoli, Formenton, Vergerio Barbieri e poi la C2, Martino Beccari, Michele Pasqui. 1:13.353 il tempo di Paolo Seccamani, quindi davanti ad Andrea Marai di pochissimo. Ora Andrea Giacoppo, portacolori del Canoa Club a Vicenza, definito più volte l'Highlander della canoa discesa. Andrea Giacoppo, 1:13.353 il tempo da battere, qualche difficoltà di linea nella parte alta del percorso per Giacoppo, lui che conosce molto bene questo fiume. 1:14.164, finisce in terza posizione provvisoria Andrea Giacoppo. Il tempo da battere è l'1:13.353 da parte di Paolo Seccamani. Ora Riccardo Minolli, porta colori della Shockwave Sport, pettorale numero 77 per lui. Riccardo Minolli è in addirittura d'arrivo con il suo kayak, va a chiudere con il tempo di 1:14.254. Tocca ora a Stefano Cicciù, portacolori del Canoa Club Vicenza, allenatore anch'egli dei giovani del club berico. Stefano Cicciù che vola tra le rapide della noce, il tempo da battere è l'1:13.353 di Paolo Seccamani, 1:12.405 di Stefano Cicciù, che porta a casa la momentanea prima posizione. Ora Simone Minolli, portacolori dello Shockwave Sport, pettorale numero 58, entra nella seconda parte di gara Simone Minolli. Mancano 10 atleti al termine della categoria K1 senior maschile che assegna i titoli italiani. Nel frattempo è confermata, ecco qua, 1:13.929 intanto il tempo di Simone Minolli, confermato il primo posto nella categoria K1 junior maschile di Leopoldo Bini davanti a Cosimo De Marco e ad Andrea Pieroni. Leonardo Pontarollo confermata la vittoria invece tra i ragazzi su Francesco Ciotoli e Marco Iannotta. Pettorale numero 78 per Riccardo Mattiello, e la tempo da battere è l'1:12.405 di Stefano Cicciù. 1:12.041 va davanti Riccardo Mattiello, 1:12.041 il suo tempo. Riccardo Mattiello 1:12.041, occhio però con il pettorale numero 76 Giacomo Ichino, canottieri comunali Firenze. Ora un tandem di portacolori della canottieri comunali Firenze che dovranno provare ad insidiare il tempo di Riccardo Mattiello. 1:12.041 il miglior tempo, Giacomo Ichino le ultime pagaiate, linea perfetta per lui, va sul traguardo. 1:11.682 miglior tempo, quindi Mattiello scende in seconda posizione, Ichino in prima,
e continuano ad abbassarsi i tempi qui sulla noce. Elia Fianchisti, pettorale numero 75, la grinta e la determinazione dell'esperto pagaiatore toscano, uno degli artefici dei successi di Costanza Bonaccorsi. Elia Fianchisti 1:11.682 il tempo da battere. Fianchisti va sul traguardo 1:09.295. Assisteremo ad un continuo abbassarsi dei tempi, 1:09.295 ora Omar Raiba, Marina Militare, pettorale numero 74, lui che è abile a destreggiarsi tra le paline dello slalom, qui deve andare dritto per dritto fino alla fine senza però farsi sorprendere dalle onde del fiume Noce. Omar Raiba, Marina Militare, il tempo da battere è l'1:09.295. Omar Raiba va sul traguardo, 1:11.335, non riesce a balzare alla comando e si inserisce in seconda posizione per il momento. Occhio però adesso a Gabriele Esposito, Andrea Bernardi, Davide Maccagnan, Mariano Bifano, Federico Urbani, tutti atleti di primissimo piano. Il tempo da battere è sempre quello, 1:09.295 di Elia Fianchisti. Siamo con Gabriele Esposito, pettorale numero 67, va sul traguardo con il tempo di 1:12.257, è alto, fuori dal podio Gabriele Esposito. Occhio ad Andrea Bernardi, pettorale numero 69, campione italiano junior ieri, l'abbiamo ascoltato in diretta in precedenza, il tempo da battere è l'1:09.295, siamo al momento sul minuto di gara. Attenzione ad Andrea Bernardi che deve affrontare sul finale questa prova a tutta, vediamo le sue ultime pagaiate, va a chiudere in un minuto 12.800, è alto ed è fuori dal podio anche Andrea Bernardi. Elia Fianchisti ottimo in questa sua prova, vediamo la risposta di Davide Maccagnan, Mariano Bifano, Federico Urbani, qui siamo nell'elite della canoa discesa italiana e non solo. Il tempo da battere è quello di Fianchisti, 1:09.295. Davide Maccagnan, guardate come divora l'acqua, pagaiate potenti verso il traguardo, Maccagnan porta colori del corpo forestale, 1:06.995. 1:06.995 la risposta adesso di Mariano Bifano, pettorale numero 80, e di Federico Urbani, portacolori del circolo canottieri Aniene. Qui abbiamo atleti polivalenti, Mariano Bifano specialista anche del surf ski ma uno dei dominatori degli ultimi anni della canoa discesa, e poi Federico Urbani appena arrivato dalle competizioni internazionali di maratona. Ultime pagaiate per il portacolori della Marina Militare, Mariano Bifano, 1:06.996, un millesimo dietro a Davide Maccagnan, 1:06.995 per Maccagnan, 1:06.996 per Bifano, un solo millesimo. Occhio allora alla risposta di Federico Urbani che potrebbe andare a mettere tutti in riga, per il momento un millesimo soltanto tra Maccagnan e Bifano. Che cos'è un millesimo? Meno dello spessore di 2 centesimi di euro. 1:06.995 il tempo da battere, 1:08.764 il tempo di Urbani che si inserisce in terza posizione. Ma davvero incredibile ciò che è accaduto qui in Val di Sole, perché un millesimo, prendete una moneta da 2 centesimi di euro, guardatela, quella è la differenza in fatto di centimetri e di millimetri che ci sono in 2 millesimi. Lo ricordiamo perché alle Olimpiadi di Pechino Josefa Eden finì alle spalle di Inna Osipenko Radomska per 4 millesimi, e quelli erano 5 centesimi di euro come spessore. Invece qui un millesimo soltanto tra Maccagnan, incredibile, e Bifano, terzo posto per Federico Urbani. Qui impegnati invece Beatrice Grasso e Marlene Ricciardi della C2 Senior femminile, portacolori della Marina Militare, C2 che da poco ha abbracciato anche il settore femminile. Gara molto molto importante, interessante, vanno a chiudere con il tempo di 1:33.292, anche per loro ci sarà ovviamente il podio. Ora attendiamo gli specialisti della K1 Senior maschile, di cui potremo offrirvi il podio. Allora, l'avete sentito forse in cuffia, un premio a pari merito tra Maccagnan e Bifano, incredibile. Quindi nel riscontro cronometrico del nostro tabellone c'era un millesimo di differenza, ma ovviamente i tempi devono essere confermati dai cronometristi, quindi se così sarà confermato ci sarà un primo posto ex aequo, che davvero
è cosa più unica che rara da quando insomma ci sono le misurazioni in millesimi. Qui Carlo Benciolini, Andrea Donatelli per quanto riguarda C2 senior maschile, poi Riccardo Lucchese e Federico Quintarelli, li abbiamo visti in precedenza. Allora attenzione, eccola qui la classifica ufficiale, sì, pari merito, incredibile, non credo possa succedere spesso, non credo sia mai successo. Ma Cagnana primo, Bifano primo anche egli con lo stesso tempo, Urbani secondo, Fianchisti terzo. Si susseguono gli arrivi della C2 senior maschile con l'equipaggio di Benciolini e Donatelli, poi Beccari e Pasqui. Attenzione a Bianchetti e Razzauti, Bianchetti e Razzauti sul percorso per quanto riguarda la C2 senior maschile. C2 senior maschile vanno a chiudere con il tempo di 1:19.774, 1:19.774. Ora gli ultimi due equipaggi in gara con Francesco Baldani e Riccardo Fiorese. Baldane e Fiorese che vanno verso il traguardo con il tempo di 1:16.588 e adesso l'ultimo equipaggio di questa nostra giornata in diretta, quello di Vladi Panato e Federico Fasoli. Per quanto riguarda il Canoa Club Pescantina, il tempo da battere è l'1:16.588. Vediamo la pagaiata di Vladi Panato e Federico Fasoli, le ultime pagaiate per loro, vanno sul traguardo, 1:12.145. Il primo tempo per Federico Fasoli e Vladi Panato, si chiude la gara della C2, direi di andare allora al podio della K1 senior maschile, perché è accaduto una qualcosa davvero di raro, rarissimo, non ricordo a memoria quanto accaduto qui, perché c'è un primo posto ex aequo con il secondo gradino del podio Federico Urbani, primo posto per Davide Maccagnan e Mariano Bifano, 1:06.996, un qualcosa di incredibile davvero. Mariano Bifano, Davide Maccagnan sul gradino più alto del podio, il secondo gradino invece per Federico Urbani. Eccolo qui il podio della K1 senior maschile, premiati dal presidente federale Luciano Bonfiglio. Anche da questa immagine è evidente quale sia la bellezza di questa straordinaria valle, la Val di Sole, che ci sta regalando una giornata straordinaria dal punto di vista meteo, ma non solo. E adesso direi che su queste immagini, sulle immagini del podio con le foto di rito per Davide Maccagnan e Mariano Bifano con il presidente federale Luciano Buonfiglio, si prosegue in questa giornata, una giornata che si è chiusa con le gare individuali per quanto riguarda la nostra diretta. A breve avremo la possibilità qui in Val di Sole per le gare a squadre che invece vi racconteremo attraverso il nostro sito federale www.federcanoa.it, perché la nostra diretta iniziata stamattina alle 9:45 su SportTube finisce qui. Noi naturalmente vi diamo l'appuntamento sul sito federcanoa.it, sul canale Facebook della nostra federazione, su Instagram, su Twitter, per tutti i risultati, tutte le informazioni e per seguire i ragazzi e gli atleti italiani in gara. Da Gianni Lazzarotto, da Caldes, un grazie per averci seguito, un saluto ed un buon proseguimento ovviamente con la programmazione federale su SportTube. Torneremo in diretta il 7 agosto da Roma per le finali del campionato italiano di Serie A di canoa polo, altro appuntamento in diretta su SportTube da non perdere. Grazie e alla prossima!